Abbiamo circa 60 scuole, 23-24 sono state già sistemate, aspettiamo i finanziamenti per proseguire con le altre. L'edilizia scolastica tra le priorità dell'amministrazione comunale di Catanzaro, guidata dal sindaco Sergio Abramo. Scuole sicure dunque nel capoluogo di regione, con edifici messi a norma e la costruzione di nuovi istituti nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Abbiamo presentato parecchi progetti per ristrutturare molte scuole, renderle agibili, quindi metterle a norma. Stiamo costruendo molte scuole nuove, abbiamo costruito due scuole a Lido, una scuola nuova a Santo Ianne, un'altra Fortuna molto bella che sarà aperta da qui a fine anno. Abbiamo inserito in agenda urbana anche la scuola Mazzini. Vorremmo creare un sistema scolastico che dia agibilità ai nostri ragazzi anche attraverso l'impiantistica sportiva, ma soprattutto avere scuole sicure, che è la cosa più importante per noi come amministrazione comunale nell'eventualità dovesse succedere l'irreparabile. Quindi avere le scuole sicure significa o metterle a norma o costruirle in maniera antisismica con due progetti sismici, che è la cosa più importante che noi stiamo facendo con questa amministrazione. Rossella Galati per l'ACNews 24.